Buona giornata e benvenuti ad Ore 12. Buongiorno Giovanni Palizzi. Buongiorno Cristina Coppola, anche oggi insieme con i nostri ospiti, tanti argomenti per così testare un po' il polso di quella che è la realtà di Cremona e dintorni. Vogliamo ricordare qualche appuntamento? Ma certo, vogliamo parlare, per esempio, parleremo della Fiera di San Carlo che ci sarà a partire dal 31 ottobre a Casalmaggiore, un appuntamento fisso ormai per Casalmaggiore, scopriremo quali sono le novità, invece che cosa ci vuole raccontare la tradizione e tante altre curiosità. E poi parleremo di cucina crudista, ovvero gli alimenti, secondo questa tecnica, non devono essere cotti e non devono superare i 40 gradi durante la cottura. Scopriremo quali sono i vantaggi, scopriremo anche le perplessità che ruotano attorno a questa cucina e soprattutto scopriremo alcune ricette con due esperti. E andremo a visitare una mostra che sarà inaugurata domenica 1 novembre presso l'ex borsino della Camera di Commercio di Cremona. Si tratta della mostra dell'artista cremonese Ottorino Paganini, che è stata organizzata dal CRART, e quindi ci sarà con noi Tommaso Giorgi per raccontarci tutto su questa mostra. Da Ostiano la storia di un meteorologo, Ciro Chistoni, un personaggio particolarmente importante nella metà dell'Ottocento, che ottenne anche due cattedre all'Università di Modena e a quella di Napoli, ma appunto divenne un punto di riferimento per tutta la meteorologia. È stata inaugurata una mostra recentemente per ricordare i suoi risultati. E poi vogliamo raccontarvi di un gruppo cremonese su Facebook, un gruppo di mamme, mamme di Cremona e provincia, hanno superato le 1000 adesioni, un gruppo chiuso, qui bisogna fare proprio richiesta per poter entrare, e che propongono tantissime iniziative, ma soprattutto uno scambio di idee e di contatti tra tante mamme, quindi una cosa per mamme, non per papà. Oh, una volta ci sono tanto. I papà su Facebook, chi lo sa, ci saranno. Però si lamentano, non si sa no, perché. No, dicevo, si... ci sono gruppi di papà su sì, Facebook. Però comunque. Si lamentano a prescindere. Perché le mamme fanno troppo poco, no? No, quello no, le mamme assolutamente. Le mamme non si toccano. Non si toccano. Allora, un altro argomento che invece toccheremo a proposito di scambi, quelli legati a una onlus che si chiama Intercultura e che ha come obiettivo quello di costruire il dialogo interculturale attraverso gli scambi scolastici. Quindi tanti studenti hanno la possibilità di andare a trascorrere un anno della loro vita all'estero, vedremo come funziona e soprattutto avremo una testimonianza diretta, ci collegheremo infatti con una piccola cittadina ungherese dove ci aspetta un ragazzo cremonese che sta trascorrendo proprio lì il suo anno grazie a Intercultura. Ma tu tornando indietro nel tempo, saresti andato un anno all'estero? Magari. Ai nostri tempi non si faceva non si usava, questa cosa, non si usava, era molto rara. Sì. Tu saresti andato, io non lo so. Assolutamente sì, io sarei andato anche in bicicletta. Addirittura? Sì, sì, sì. Beh, se vuoi ci mandiamo adesso, facciamo Ore 12 in diretta, un anno all'estero. Che ci mandiamo. Giovanni Palisto. Va bene, ci sto. Ok, a proposito, rientriamo invece. Appuntamento? Sì, rientriamo a Cremona per qualche appuntamento previsto per la giornata di oggi. Cominciamo con la segnalazione di appuntamenti letterari alle 21, ultimo appuntamento all'antica osteria del Fico per la rassegna Leggere è Fico, sarà presente Luisa Menziani che presenta il suo libro Fante Cavallo Re di Arte Stampa Editore. Ancora libri alle 21 alla Società Filodrammatici, la presentazione del libro I beni comuni oltre i luoghi comuni a cura di Eugenia Somaini. Oh, poi un personaggione stasera a Cremona, alle 21 al Museo del Violino, Philippe Daverio, che tratterà dei legami tra la vasta eredità culturale che si è stratificata in secoli di storia e arte nelle nostre città e territori e la formazione dell'identità popolare, divulgatore. Allora questa sera Philippe Daverio alle 21 al Museo del Violino. Parliamo adesso invece di jazz per i numerosi appassionati. Prosegue la rassegna organizzata a Soresina dall'associazione White Bird. Questa sera tocca alla chitarrista cremasco Enzo Rocco, un gradito ritorno. Enzo Rocco si presenterà con Mistaken Standards, accompagnato da Tito Mangiataio al contrabbasso e Ferdinando Farao alla batteria, il tutto questa sera a Soresina. Sempre per il jazz invece rientriamo più verso la città, all'osteria del Quinto a Picerengo ci sarà Gianni Satta che sarà accompagnato dalla pianista
Gino Marcelli nella prima parte della serata, nella seconda parte invece si affiancheranno altri strumentisti per una jam session da non perdere. E poi, ultimo appuntamento, insomma ne abbiamo già parlato ampiamente nella puntata di ieri, in questi giorni alla Cade Somenzi, alle Fiere di Cremona, c'è la 70ª edizione della Fiera Zootecnica, oggi giornata importante perché nel pomeriggio è atteso il ministro Martina e poi c'è anche il summit degli assessori regionali, quindi tutti gli assessori all'agricoltura di tutte le regioni italiane si ritroveranno questo pomeriggio alle Fiere di Cremona. Avrei anche io un appuntamento, una serie di appuntamenti da annunciare che riguardano il comune di Soncino, l'appuntamento per domani sera alle 21 presso la sala Ciminiera ex Filanda, lo spettacolo teatrale Mobili di More, un'ora di piacevole intrattenimento per chi vuole viaggiare restando seduto con ingresso libero. Invece sabato nella Rocca Sforzesca di Soncino ci sarà una festa di Halloween alla riscoperta di antiche leggende, suggestivi personaggi, maestosi monumenti e buona tavola. Infine domenica 1 novembre dalle 14.30 alle 16 quattro passi nella Rocca, visita guidata alla Rocca Sforzesca di Soncino previo acquisto del biglietto con partenza dal piazzale della Rocca. Diamo uno sguardo anche agli appuntamenti per la serata? Vai. Un'altra serata molto ricca di Cremona 1. Partiamo dalle 18 con un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Simone Bacchetta, Linea Diretta. Questa sera si parlerà di legge di stabilità e pensioni con Massimo Sarzi Sartori dell'INAS CISL. Poi alle 20.30, visto che il governo ha assegnato a Mantova il ruolo di capitale della cultura italiana per il 2016, abbiamo pensato di ripropormi una delle due puntate andate in onda qualche settimana fa, realizzate da Piero Brazzale, dei Gioielli sotto casa, dedicate proprio a Mantova. In particolare vedrete la chiesa di Santa Barbara e il teatro Bibiena. E poi alle 21 uno speciale firmato da Nicoletta Tosato, tutto dedicato all'anteprima della festa del Torrone che c'è stato nello scorso weekend a Cremona, un'anteprima per Expo, due giorni di festa dall'inaugurazione e con la mostra dedicata a Ugo Tognazzi, spettacoli in piazza, rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Queste alcune delle cose che potrete vedere tra immagini, interviste e naturalmente con la nostra Nicoletta Tosato alle 21 stasera. Benissimo, grazie ancora una volta, dunque ricca programmazione di Cremona 1. E allora adesso iniziamo subito con i nostri primi ospiti, con due nomi che già solo i nomi sono invitanti, no? Angelo e Felice, buongiorno. Buongiorno. Allora, li abbiamo invitati perché sono dei super esperti della dieta crudista. Allora, Angelo Domaneschi e Felice Privitali arrivano da Castelleone, dove c'è questa struttura che possiamo chiamare. È un home restaurant. È un home restaurant, cioè è un ristorante ma ricavato all'interno di una della nostra abitazione, residenza domestica, sì. Diciamo, sì. Che tra l'altro vedremo tra poco in una foto. Il tutto a Castelleone, da qualche anno avete portato avanti questa iniziativa legata appunto alla dieta crudista, in particolare perché ci sono varie versioni, se non ho capito male, una dieta crudista vegana. E quindi appunto molto particolare. E noi oggi tenteremo di scoprire un po' qualche particolare in più in merito a questo tipo di dieta. Allora, intanto, che cosa si intende per crudismo? Per crudismo vegano si intende non cuocere. Io vengo dalla cucina tradizionale, sono uno chef che esce dalla scuola alberghiera, però per ragioni mie di salute ho iniziato uno studio tutto mio che mi ha portato a capire l'importanza dell'alimentazione per star bene. E quindi siamo approdati a questo tipo di cucina che non abbiamo inventato nulla, nel senso che già millenni di anni fa le persone si cibavano di quello che la natura regalava loro. Mm-hmm. Oggi noi usiamo usiamo questa tecnica per creare comunque quello che è un'alimentazione completa
in tutti i sensi, sia per la, sia per appagare l'aspetto diciamo visivo, sia olfattivo, che ovviamente il sapore. Ecco, vediamo appunto, abbiamo visto alcune immagini di Villa Molino Soncino di Castelleone, dove c'è appunto questa vostra iniziativa che si chiama Sapore Crudo. E qui vediamo le foto anche di alcuni piatti che avete... Sì, sono dei formaggi confezionati, sì. Perché veramente sono quasi delle opere d'arte, no? Quindi oltre a essere buoni, presumo, sono anche molto, molto belli. Poi magari li analizzeremo nel dettaglio. Ecco, dicevamo la sua esperienza, Angelo, che è iniziata credo parecchi anni fa. Insomma, una decina d'anni fa. Una decina di anni fa, quando appunto per motivi di salute ha fatto una serie di ricerche. Un percorso che è partito per gioco e questo percorso l'abbiamo fatto assieme, sia io che Felice, e ci ha portati un po' alla volta ad eliminare alcuni alimenti. Il primis è stato la carne e gli insaccati, e poi a mano che vedevamo che stavamo meglio abbiamo eliminato tutti gli altri, fino ad eliminare le farine, i formaggi, i latti, il latte pastorizzato. Io qui vedo un elenco che insomma però da far tremare un po'. Allora dice: eliminato insaccati, zucchero raffinato, uova, latte vaccino, formaggi, burro, farine raffinate, pasta bianca, riso bianco, e li ha sostituiti con alimenti integrali. Esatto. Verrebbe da dire non rimane quasi più tutto. Nulla. No, non è vero. È perché è un po' questo, no, il punto. Sì, è veramente una riscoperta in tutti i sensi, perché abbiamo tolto quello che diciamo la cucina tradizionale mi aveva insegnato, e li abbiamo sostituiti con degli alimenti che apparentemente erano di secondo grado, erano messi in secondo grado, ma che invece sono basilari per una sana. E lei, quando ha iniziato questo nuovo regime dietetico, intanto ha perso subito peso? Parecchio, in 6 mesi quasi 40 kg. E poi ovviamente tutto il resto, la vitalità, anche l'aspetto psicologico è stato indubbiamente migliore, sono molto più attivo, sono molto più propenso al creare. Ho fatto, come dicevo prima, ho fatto degli studi miei, li abbiamo fatti insieme, e siamo stati diciamo in America per imparare questa tecnica, e poi ovviamente l'abbiamo sposata ai sapori italiani. Ecco, perfetto. Allora entriamo appunto un po' meglio in questa tecnica. Quindi come funziona? È vero che non vanno comunque riscaldati o cotti e non devono superare i 40 gradi? È verissimo. C'è questo limite? È verissimo. E quindi come si fa? Facciamo un esempio. Noi non cuociamo ma essicchiamo al massimo. Tipo prendiamo un alimento, un classico. Lo spinacio. Noi lo condiamo con una salsa agli anacardi, magari al sapore di parmigiano, e una volta massaggiato lo stendiamo su questi ripiani e lo poniamo nell'essiccatore. È una, chiamiamola cottura, ma non è una cottura, è un'essiccazione molto lenta, ma che rispetta comunque l'integrità dell'alimento. Quindi sarebbe come mangiare l'alimento crudo, però ha una fragranza, ha una croccantezza e ha un sapore ovviamente invitante. Ecco, grazie per alla regia che ha individuato la foto corretta. Sì, 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 siamo nella nostra cucina. Bene. Diciamo che lo strumento, l'essiccatore, serve essenzialmente per togliere l'acqua. Quindi l'elemento rimane vitale, mantiene le proprie proprietà nutrizionali, quindi vitamine, sali minerali, soprattutto gli enzimi, che sono molto importanti per la nostra digestione. Ecco, un po' questo, no? Quindi sì, cioè, esatto. Si ritiene che appunto gli alimenti mantengano proprio tutti i loro valori nutrizionali a partire dalle vitamine, che vengono invece poi perse o distrutte con una cottura più Infatti, marcata. La cucina vegana crudista può essere anche denominata cucina enzimatica o solare, perché comunque preserva tutti gli ingredienti naturali delle verdure,
della frutta fresca. E ecco, a onore del vero bisogna anche ricordare che c'è una cucina crudista, non vegana, non vegetariana. Certo, cioè, infatti non arriviamo a pensare a mangiare la carne cruda, insomma, però voglio dire... una tartare. Una tartare, sì, effettivamente ci sta. Le ho fatte parecchie, quindi... quindi ma, c'è anche quella versione, diciamo. Sì, che noi ovviamente non seguiamo più, ma che comunque sia, noi non demonizziamo nessuno, noi siamo ben contenti quando le persone ci vengono a trovare e diciamo sempre che non siamo degli estremisti e soprattutto che siamo venuti grandi a pane e salame anche noi, quindi ci mancherebbe altro, certo. Siete tutti benvenuti. Vogliamo vedere qualche altra fotografia così ci ricordate qualche altra ricetta, qui vediamo, passiamo ai dolci. Allora questo è un antipasto che abbiamo servito, il precedente era un dolce. Questo è un antipasto? Sì, questi sono delle... praticamente sono la base, sono fatti con dei semi di lino, sono dei cracker o dei canapè e sopra c'è questa crema di anacardi al sapore di parmigiano, che ovviamente di animale o di tradizionale non c'è nulla, c'è solamente il sapore, ecco. Vediamo se c'è anche un'altra foto, possiamo andare avanti, un'altra ricetta, cioè il piatto, la ricetta che questa è la nostra casa. Certo, questa è la casa. Il piatto che viene maggiormente apprezzato? Non voglio peccare, ma un po' tutti, perché trovano questa novità e rimangono a bocca aperta, ma non perché usiamo peperoncino, ma perché effettivamente è una sorpresa. Questo che cos'è? Questa è una lasagnetta di zucchine, ovviamente le zucchine sono dell'orto di Felice e all'interno c'è una ricottina di mandorle al sapore di ricotta tradizionale e condite con dei pomodorini e dei funghi trifolati, ma che non sono stati cotti ma passati qualche oretta nell'essiccatore. Vedete insomma che veramente poi questo la fantasia... Questo è un raw sushi. Questo è un... Crudo, raw. Esattamente, integro, integrale, grezzo vuol dire raw. E non c'è riso, al suo interno diciamo che l'aspetto del riso viene fatto attraverso il cavolo e poi ci sono tutte queste verdure e il sapore del pesce viene dato invece da questa alga che avvolge tutto. Ecco, abbiamo parlato dei vantaggi. Ah, questo è un pomodoro. Chiudiamo con questo pomodoro. È un pomodoro, è una lasagnetta di pomodoro con un pesto alla genovese raw e una crema al sapore sempre di formaggio e ovviamente sullo sfondo si vedono dei funghi. Ecco, vediamo che siete stati recentemente anche ospiti al TG3 in una rubrica dove avete raccontato le vostre ricette, insomma, quindi alcune c'è cose. Interesse. Eccole qua. Sì. E la cosa bella da dire è che noi accompagniamo i nostri piatti con del vino, perché Felice è anche un bravo sommelier. E... Ah, quindi attenzione, perché questo aspetto poi dobbiamo chiudere, è importante, quindi sul vino non ci sono limiti. No, noi durante le nostre cene, per convivialità e anche per il benessere delle persone, comunque offriamo il vino che in modo naturale rallegra anche la serata, quindi non mettiamo dei pregiudizi sul fatto di bere il vino in modeste quantità. Per correttezza dobbiamo anche ricordare che però abbiamo detto dei vantaggi della dieta crudista, ma ci sono secondo alcuni anche degli svantaggi, quindi voglio dire bisogna agire con cautela, ci potrebbero essere dei pericoli se alcuni alimenti non vengono cotti, comunque potrebbero conservare parassiti, certi batteri o sbaglio? Beh, noi non siamo medici e quindi noi non entriamo quasi mai in questo discorso, noi parliamo dalla nostra esperienza e ovviamente cerchiamo di preparare le cose, le varie pietanze e vivande nel rispetto delle norme igieniche ovviamente. Ok, perfetto. Qui abbiamo un libro? Sì, è un libro, è il nostro ricettario che ovviamente vogliamo donare e ringraziare Studio 1 per averci accolto in questo meraviglioso salotto. Grazie a voi, grazie allo chef Angelo Domaneschi e a Felice Previtali di Sapore Crudo a Villa Molino Soncino di Castelleone. Complimenti, grazie, gentili. Grazie a voi. A questo punto ci dobbiamo fermare per qualche istante, torneremo tra poco con altri ospiti, rimanete con noi.
Bentornati a ore 12. Adesso vogliamo parlarvi della Fiera di San Carlo di Casalmaggiore. Sono ospiti la presidente della Proloco di Casalmaggiore, Cinzia Soldi, e Gian Giacomo Maroli, vicepresidente della Proloco di Cremona. Benvenuti. Grazie. Allora, manca pochissimo per l'inaugurazione della Fiera di San Carlo, come vuole la tradizione, arriva proprio sul finire di ottobre e coinvolge tutta la città di Casalmaggiore. Sì. Quali sono le novità intanto di quest'anno? Le novità di quest'anno sono, cioè, questa nuova giostra che attesissima, che hanno già messo in piazza. Esatto, mi hanno detto che è già stata messa in piazza, che ci sono già dei curiosi che aspettano, magari sperando domani che ci sia qualche giro di prova. Che la messa tra l'altro è già illuminata anche, quindi stanno trovando questa torre altissima in piazza. E l'altra novità, che ci sarà poi domenica, che è la prima volta che ci sarà durante la fiera, l'apertura della torre Littoria. E quindi ci sarà la possibilità di vedere tutta la fiera dall'alto, dalle ore 14 alle 18, in più anche tutti i monumenti di Casalmaggiore, sperando che non ci sia la nebbia e che quindi si riesca a vedere, esatto, anche tutto il panorama. C'è questa possibilità di vedere un meraviglioso panorama e speriamo, visto il periodo, che non ci sia appunto nebbia, che ci sia una bella visibilità. Comunque sono tantissimi gli appuntamenti che si apriranno proprio dal 31 di ottobre, tra cui anche molte mostre. Sì, avremo diverse mostre organizzate da tante associazioni. E vabbè, ci sarà la nostra in Proloco, che avremo due mostre in Proloco con Artoni, con i suoi quadri, e la mostra Srelitti, che è sia di pittura che scultura. Si occupa Srelitti, che praticamente si occupa materiale di recupero, ad esempio abbiamo delle piante, dei tronchi ripescati dal Po, che sono stati fatti rivivere, diciamo, dentro queste opere d'arte. Comunque tutto materiale di recupero riutilizzato in modo artistico. Quindi legno, ferro e pietra, c'è un po' di tutto. Poi ci sono anche delle mostre fotografiche, ci sono tante iniziative, alcune delle quali proseguiranno oltre la fiera. Sì. Quindi ci sarà la possibilità di vederle anche successivamente. E tra l'altro, ad esempio, abbiamo un'occasione di poter visitare il Museo di Otti, il Museo del Bijou, dal 1 al 4 novembre al pomeriggio, in maniera gratuitamente grazie proprio alla fiera. E poi c'è anche l'occasione di assaggiare, sì, gustose ricette, diciamo, locali, perché ci sarà anche la sagra del Cotechino e del Blisgon, che è la nostra sagra principale dell'anno, e sarà dal 31 ovviamente al 5 novembre, dove ci sarà la possibilità di gustare i blisgoni sia in rosso che in bianco, per accontentare tutti, il cotechino ovviamente, e salumi, prodotti tipici locali. Che devo dire, io ho avuto l'occasione di assaggiare anche recentemente, sono davvero buonissimi. D'altro, e colgo l'occasione anche per ringraziare Giuseppe Cavalli e Giuliano Zambelli, che anche quest'anno ci hanno dato una grandissima mano nell'organizzazione della sagra. Ecco, un'organizzazione che non sarà stata facile, perché per voi è stato un po' l'esordio, è la prima volta, intanto siete giovanissimi e poi è la prima volta che vi trovate appunto a gestire la Proloco e a organizzare la fiera. Com'è andata? È andata bene, nel senso che stiamo cercando di capire tutti i meccanismi ovviamente di un'organizzazione di una fiera, che non sono pochi ovviamente, per allestire le mostre. L'impegno è tanto. L'impegno è tanto, che bisogna approfondire, ovviamente dare, per riuscire a creare il tutto. Quindi le maggiori difficoltà dove le avete trovate? Che cosa? Non ditemi venire qua in diretta a presentare la fiera, perché non ci credo. Diciamo che c'è quella difficoltà nel passaggio di consegne, quindi sì. Riuscire a riprendere in mano tutto, ovviamente, e magari cercare di innovare un po'. Rinnovare in che modo? Anche soltanto cercando di diventare un po' più interattivi, perché siamo ancora molto legati alle tradizioni cartacee, diciamo. Quindi state cercando anche di gestire solo lì dentro, anche proprio nell'organizzazione, diventare, sì, un po' più digitali, diciamo.
Infatti ho notato che tutto il programma completo della vostra fiera è naturalmente su un sito internet. Sì, che è casalmaggioreturismo.it. Quindi se voi andate su casalmaggioreturismo.it potete trovare tutte quelle che sono le informazioni con tutti gli orari, con tutte le notizie per quanto riguarda la fiera di San Carlo di Casalmaggiore. Da parte mia e di tutto Ore 12 un grosso in bocca al lupo, perché sicuramente ci vuole, no? come prima esperienza. Cosa vi augurate per questa fiera? Beh, sicuramente tanto sole, e se c'è il sole sarà sicuramente un successo, perché ormai c'è tradizione da tanti anni e abbiamo visto che col bel tempo tutto funziona meglio, quindi anche la nostra giostra, la vostra giostra può comunque divertire tutti coloro che arriveranno, e poi ci sarà anche la possibilità dall'alto di questo acquedotto di riuscire a vedere il panorama di Casalmaggiore e di tutta la zona circostante. Grazie allora a Cinzia Soldi, presidente della Proloco, e a Gian Giacomo Maroli, vicepresidente della Proloco di Casalmaggiore. In bocca al lupo. Giovanni? Eccoci, proseguiamo adesso scoprendo un personaggio che ci porta a Ostiano. Molti non sanno che da Ostiano partì alla metà dell'Ottocento un personaggio che divenne uno dei più apprezzati e noti meteorologi d'Italia. Si chiamava Ciro Chistoni e viene definito proprio uno scienziato, pioniere della meteorologia moderna italiana. Questa storia la raccontiamo oggi perché è stata inaugurata una mostra. Chistoni nel corso della sua vita ha raccolto e addirittura ha anche inventato tutta una serie di strumenti che possono essere visti in questa mostra inaugurata qualche giorno fa. Ma c'è un'altra storia che vi vogliamo raccontare, e per farlo chiediamo l'aiuto di Ruggero Poli, che è il nostro ospite. Buongiorno Poli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Poli è, diciamo, legato alla figura di Ciro Chistoni, è legato da una storia piuttosto particolare, no? Lei ha iniziato una ricerca qualche anno fa, nel 2007 se nel non 2007, ricordo, sì. Una ricerca che obiettivo aveva? L'obiettivo di questa mostra era quella di ricercare personaggi cremonesi che si fossero impegnati nella loro carriera professionale nella realizzazione o ideazione di strumenti scientifici ad uso didattico oppure ad uso proprio professionale. Quindi lei cercava questi personaggi cremonesi che appunto avevano ruotato in ambito scientifico. Sì, ed è stato molto difficile perché purtroppo non è rara la bibliografia in questo genere di argomenti. A Cremona è famosa per i liutai, per i pittori, per i medici, per i politici, ma per gli scienziati se ne è persa la memoria, nessuno ne ha mai parlato in passato. Ecco, e quindi ha avviato questa ricerca, e a un certo punto in un locale, in un ristorante forse? Sì, non so, in un locale, diciamo, un locale famoso della provincia, sì? Un locale storico. Dove lei era andato a pranzo? Sì, a dire la verità era più o meno questo periodo, c'era il vino Novello. Ah, ok. grazie anche al vino Novello, c'è questa saletta, una saletta particolare in questo locale, sì? Che si chiama la saletta del Senato, dove sono esposte delle immagini, degli scritti che risalgono al periodo risorgimentale italiano. E tra questi documenti appunto c'era una fotografia di un personaggio che nulla aveva a che vedere con il resto della documentazione esposta. Quindi una fotografia che l'ha incuriosita. L'ha incuriosito e quindi ho chiesto al gestore chi fosse questo signore, e quando mi disse il nome rimasi anche un po' stupito, perché in quel periodo proprio stavo facendo la ricerca su Ciro Chistoni, era questo signore, era proprio Ciro Chistoni, e quindi da lì insomma sono riuscito ad approfondire, diciamo, la ricerca su questo personaggio che, nonostante fosse stato famoso e di riferimento nel mondo accademico e scientifico tra l'Ottocento e il Novecento, a Cremona se ne era persa totalmente la memoria. E quindi lei, grazie a questa fotografia, è riuscito poi a risalire anche ai suoi eredi. Sì, infatti il gestore appunto mi disse che conosceva il nipote di questo Ciro Chistoni. Io al momento non credevo alla battuta, perché sapendo che Chistoni era nato nel 1852, lo scienziato, ed eravamo nel 2007, ho fatto due calcoli, ho detto: o è un signore ultracentenario, sì. E invece poi era il nipote diretto di questo Ciro Chistoni, e mi disse appunto che abitava a Milano e aveva la residenza
in un paese vicino a Isola d'Ovarese, che è Fontanella Grazioli, che è in provincia di Mantova, e da lì ha preso contatti, con Gabriele. Con Gabriele, sì. E ha scoperto quindi tutto un mondo che ruotava attorno a questa figura, un mondo che però di cui si era persa traccia, insomma, praticamente. Sì, e appunto io quando conobbi il dottor Gabriele Chistoni, che poi diciamo è l'ultimo discendente diretto di questa famiglia, appunto gli avevo detto che sto facendo questa ricerca sul nonno, mi mise a disposizione lo strumento che era appartenuto al nonno, che aveva ideato lo stesso scienziato, e poi appunto mi parlò di questa grande quantità di documentazione che il nonno si era conservato, e poi a loro volta i figli avevano conservato della sua carriera professionale, ma anche personale, sulla vita personale. Ecco, quindi il problema è però che poco più di un anno fa Gabriele Chistoni è scomparso, sì, è morto. Infatti sì, è un po' tragicomica la cosa, nel senso che questo signore, che appunto è morto, era disponibile quando si parlava con lui, ma era anche molto riservato nel contempo. Quindi insomma, io era costruito, nel corso degli anni si era costruito un certo rapporto, sì, però no, certo, insomma, sì, c'era questo, ci sentivamo periodicamente, 2 o 3 volte all'anno ci incontravamo lì, sì, appunto Fontanella, però mi rendevo conto che era un soggetto che amava comunque la sua privacy. E quindi la sorpresa è stata grande quando io appunto verso nell'estate del 2000, quindi l'anno scorso, nell'estate 14, volevo appunto incontrarlo come eravamo abituati a fare, e non dicevo, lo chiamavo sul cellulare ma non rispondeva, chiamo a Milano, non risponde. Allora che ho pensato, magari a Fontanella Grazioli, che sta appunto facendo le vacanze lì. Allora chiamo Fontanella, non risponde, mi reco a Fontanella, suono al campanello, cioè, non ottengo risposte, finché poi dopo provo a bussare una porta di una vicina di casa, e poi dopo lei appunto mi disse che era morto qualche mese prima. Insomma. E quindi una sorpresa, ma le sorprese non finiscono qui. Sì, l'altra diciamo sorpresa piacevole, che poi dopo a distanza di un mese e mezzo, appunto ho ricevuto una telefonata di una signora appunto che mi diceva: guardi che lei è stato nominato, insomma il dottor Chistoni nel suo testamento l'ha lasciato del materiale in legato, e poi da lì ho preso contatti con l'esecutore testamentario, che l'avvocato di Silvio di Milano, e poi da lì ci siamo incontrati e ho ricevuto dalle loro mani gli oggetti che questo dottor Chistoni mi ha lasciato, diciamo, come legato testamentario. E poi da lì è nata una seconda, così, una seconda sorpresa, una terza sorpresa, nel senso che feci la proposta agli eredi, tramite l'esecutore testamentario, di raggruppare, accorpare il diciamo, materiale scientifico del nonno, che sapevo essere conservato in quella casa di Fontanella, ma che di fatto io non avevo mai visionato. L'esecutore, così capendo le mie intenzioni, mi ha spalleggiato, mi ha secondato in questa mia volontà, ha contattato gli eredi e di fatto sono riuscito a raggruppare, a trovare in questa casa tutto il materiale che adesso avete poi riunito in questa mostra, no? Sì. Che è in corso e andrà avanti ancora per quanto? Tutto il mese di novembre, rispettando però gli orari della biblioteca, perché è ospitata nei locali della biblioteca del comune di Ostiano, quindi adesso non ricordo bene quali siano gli orari, però insomma so che è aperta anche al sabato mattina. Ecco, questa è la casa di Fontanella Grazioli, dove erano conservati tutti i cimeli e la documentazione cartacea. Ecco, dicevamo, per entrare poi un po' più sul personaggio, fu un professore, fu docente all'Università di Modena, poi all'Università di Napoli, sì. Studiò anche all'estero. Sì, è stato anche un po' fortunato, nel senso che di sicuro aveva delle indubbie capacità scientifiche, ma la sua fortuna è stata quella di formarsi nel periodo storico in cui nasceva la meteorologia moderna. E quindi in quegli anni in cui lui aveva appena finito l'università, l'Italia aveva la necessità, pari di altre nazioni europee e anche così anche in America, di creare un ufficio centrale meteorologico al quale dovessero pervenire tutte le indicazioni, le misurazioni, per poi essere confrontati con gli altri osservatori. E lui collaborò con l'ufficio centrale, sì, lui appena, a Roma? Lui appena diplomato, cioè appena laureato, appunto fece uno studio, una ricerca, gli valse una borsa di studio,
e la borsa di studio Vittorio Emanuele II per formarsi all'estero, quindi vinse questo anno di studi all'estero, presso lui più che altro ha studiato a Parigi e a Vienna. Poi mentre era via, appunto, ha fatto un altro concorso, l'ha vinto, e per due anni, quindi ha fatto due anni consecutivi all'estero, girando praticamente i maggiori osservatori. Insomma, è bello perché è un personaggio che comunque ha contribuito, no, a nascere e a crescere appunto la meteorologia, sì, moderna. Adesso noi, sì, siamo quasi maniacali con la meteorologia, sì, no? Vogliamo sapere ora per ora pioverà o non pioverà in questa zona. Ormai le mappe sono veramente precisissime. All'epoca, insomma, gli strumenti erano decisamente limitati. Erano strumenti, sì, insomma, è la preistoria della meteorologia, certo, moderna. E quindi si metteva il dito al vento, forse, no? No, c'erano già degli strumenti molto precisi. Tanto è vero che uno strumento venne proprio inventato da Chistoni, se non ho letto male. Sì, più che altro ideato, perché inventare vuol dire, nella fisica, creare dal nulla, mentre ideare vuol dire prendere qualcosa che esiste e magari modificarlo, implementarlo, renderlo migliore. E lui ha ideato due strumenti, uno è un igrometro, appunto, che serve per misurare l'umidità relativa dell'aria, nel senso che prima c'erano già, ma erano, sì, fatti di vetro, erano complicati da utilizzare, e naturalmente quando sei in un osservatorio meteorologico non sei in condizioni ottimali, sei all'aperto, sei in condizioni, sì, precarie. Specialmente nell'Ottocento, quando poi gli osservatori erano ricavati su torretti, su edifici vecchi, con scale mal ridotte di legno, insomma, erano non riscaldati. Quindi lui inventò questo igrometro a condensazione. Sì, sì, praticamente sfruttava dell'etere e, ventilando la parete interna di questo strumento, si creava una differenza di temperatura, e quindi in base alle goccioline di umidità che si andavano a formare sulla parete, che era graduata, si andava poi con dei calcoli a rilevare la misura. La cosa pratica è che non era di vetro, insomma, era essendo di metallo, quindi poteva cadere e quindi non succedeva nulla. E poi ha inventato anche un altro strumento. Ha ideato un altro strumento, ancora molto più complesso questo, cioè? Però. Ce n'è solo un esemplare che è conservato al Museo della Scienza della Tecnica di Milano, Leonardo da Vinci, ed è il magnetometro unifilare dei seni. Praticamente è uno strumento che serve per rilevare le componenti magnetiche del campo magnetico terrestre. Insomma, veramente un pioniere della meteorologia, grazie anche a Ciro Chistoni. Adesso possiamo così dare sfogo appunto alle nostre esigenze e capire un po' che tempo farà, anche se poi a volte è una scienza tutt'altro che esatta, e sì, quindi insomma spesso capita di avere a che fare, no, con fenomeni anche molto violenti che non sono stati previsti. Sì, ma infatti adesso la meteorologia più che altro è matematica, nel senso che si stanno creando, evolvono sempre dei modelli matematici in grado di gestire i valori delle grandezze fisiche misurati con la meteorologia, quindi pressioni, velocità del vento, temperatura a diverse quote, e poi ci sono questi modelli matematici che aiutano a fare le previsioni. Certo. Benissimo, grazie a Ruggero Poli, curatore della mostra in corso ancora per tutto il mese di novembre alla Biblioteca di Ostiano, mostra dedicata a Ciro Chistoni. Grazie Poli. Grazie a lei. A questo punto breve pausa e poi ancora ospiti. Bentornati a ore 12, adesso una cosa da mamme, lasciamo un po' gli uomini fuori dal nostro ore 12 e soprattutto Giovanni Palistolo lasciamo là dov'è, perché io voglio presentarvi le nostre prossime ospiti, che sono Laura Vernaschi e Giada Marcazzani, benvenute. Grazie. Allora, le abbiamo invitate perché loro hanno creato una pagina su Facebook, un gruppo chiuso, quindi a cui non tutti possono accedere, proprio per mamme. Un gruppo chiuso riguardante soltanto Cremona e la sua provincia, che ha raggiunto in poco tempo oltre 1000 adesioni. Ho detto bene? Esattamente. E allora, com'è nata l'idea? Mamme di Cremona e provincia su Facebook. Allora, il gruppo è nato all'incirca 3 anni fa. È stata un'ostetrica, Sara Dazzieri, che salutiamo, che ha fondato il gruppo. Poi c'è stato un passaggio di testimone, per cui Sara mi ha chiesto, io ero già operativa in rete su quelli che sono tutto la divulgazione dei temi che riguardano la maternità, una cultura della buona nascita, l'educazione dei figli, eccetera. Ci siamo intrecciate, ci siamo conosciute, e poi da lì abbiamo
ho iniziato ad amministrare questo gruppo che è cresciuto in poco tempo. Ha avuto tantissima adesione, quindi non soltanto per neomamme ma anche per mamme che hanno i figli un po' più grandi. Certamente, il requisito fondamentale è essere donne. È quello che dicevo, gli uomini li lasciamo un attimo da parte. Donne in attesa e poi da lì in avanti tutte sono bene accette. È un gruppo territoriale, per cui da questo punto di vista è circoscritto, perché quasi tutte sono di Cremona o comunque nella provincia, in zone limitrofe, e oltre i 1000 siamo diventate rappresentative. E tutto questo con il passaparola, attraverso Facebook? Assolutamente passo, passo. Sì. Passo, mamma passo. Dopo mamma, conoscenza, in giro, abbiamo fatto rete. Avete fatto rete e che cosa accade su questa bacheca di... Diverse cose, diciamo. Da una parte cerchiamo di esprimere la nostra opinione e quindi di vedere il punto di vista della mamma sia sulla sua vita quotidiana e sul rapporto con i figli, sia anche sul locale. Questo evento, questo locale è comodo, questo ha spazio per bambini e così via. Dall'altra, belle chiacchiere tra donne, quello è naturale. Dall'altra ci proprio passiamo informazioni. Quindi informazioni preziose, perché sì, soprattutto sempre per le mamme, soprattutto per le neomamme, magari chiedere qualche consiglio. Mm-hmm. Quali sono i più gettonati? Di che cosa parlano queste mamme su Facebook? Ma andiamo a fasce di età più o meno. C'è chi si trova da affrontare per la prima volta la maternità e quindi cerca l'ostetrica, cerca la pediatra, qual è la pediatra migliore, il vaccino e così via. C'è chi invece si trova nella fase successiva e chiede man mano informazioni, dove porto il bambino nel fine settimana, dove porto il bambino oggi che piove, e poi si arriva a chi ha il bambino che entra in adolescenza e quindi ci si pone quindi problemi altri diversi. Problemi altri ed è problemi. Tutto intrecciato. Ecco, però ci sono anche delle regole ferree del gruppo, quali sono? Sì. Innanzitutto diciamo che il regolamento è stato cambiato nel corso del tempo e la cosa principale è che non ci devono essere annunci di vendita, per questo ci sono già altri gruppi, perché quello che noi vogliamo favorire assolutamente è il confronto e lo scambio di idee, di quindi informazioni. Quindi non farsi pubblicità o fare pubblicità alle proprie sì. attività, ma cercare di entrare in contatto con altre mamme appunto per confronto. Il confine è molto sottile, nel senso che il nostro intento è quello sicuramente di aiutare e sostenere delle mamme che possono avere bisogno anche nella ricerca di un lavoro oppure nel valorizzare l'attività che loro fanno, perché tante nel periodo della maternità diventano anche creative e quindi tante nostre mamme hanno dei talenti che sicuramente vanno divulgati. Però allo stesso tempo noi cerchiamo di favorire davvero il confronto su alcuni contenuti legati alla genitorialità. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito è che nel vostro regolamento c'è scritto solo profili personali femminili, non profili doppi, nome lei, nome lui. Quindi esatto. Una cosa proprio legata all'ambito femminile. Alle per mamme. Questo abbiamo fatto un sondaggio tra le mamme, perché inizialmente comparivano anche dei nomi maschili. Abbiamo chiesto se le mamme erano d'accordo sul fatto che fossero presenti anche ad esempio dei papà o se preferivano che il gruppo fosse esclusivamente femminile. Anche alla fine il sondaggio è venuto fuori che chiedevano solo profili di donna, anche se non si va nei particolari insomma femminili. Non però si chiedono magari profili ci di sono negozi. Anche racconti magari intimi. Esatto, anche... ci sono altri gruppi per tutto il resto, per i gruppi di papà e così via. Non ci sono profili di negozi, profili insomma professionali, proprio perché non si chiede l'annuncio, non si chiede l'autopromozione. Raccontateci un po' qualcosa di questa pagina, di questo gruppo di Facebook. Ogni tanto le mamme discutono, anche litigano, sì. Ci sono degli argomenti sì. su cui non vanno d'accordo? Assolutamente sì, vabbè, il tema più attuale forse è quello dei vaccini, vaccinare sì, vaccinare no. Un altro argomento caldo è quello ad esempio dell'educazione all'affettività e alla sessualità nella prima infanzia. Visto che sono uscite appunto le linee guida dell'OMS, quindi sembra che nelle materne si tratti questo argomento, le mamme si interrogano, si preoccupano certo. E si chiedono che cosa possa arrivare poi ai loro figli. E anche in questo caso pareri contrastanti, quindi sta a voi poi moderare. Sì, cerchiamo di bilanciare. Sì, cercando di tenere tranquille le varie sì. mamme. Sì, perché tutti possono pubblicare, non c'è un filtro in questo senso preventivo. Però chiaramente il nostro ruolo è quello di cercare di moderare gli interventi in modo che nessuno si senta comunque offeso o che insomma si superi un certo limite. Che cosa vi sta dando più soddisfazione in questa vostra attività? Riuscire a fare rete,
Riuscire a fare rete, esatto. Quindi. Stiamo cercando anche di crescere, di fare rete non solo nel virtuale, ma anche di trovarci fisicamente. Ed è una cosa su cui stiamo lavorando proprio in questi giorni. Parlando per trovare di mamme cremonesi, fisico. Magari se troveranno magari il esatto. tempo e l'ora in cui trovarsi. E noi cercheremo uno spazio per vederci. Noi cercheremo uno spazio quasi senza tempo e senza orario. Insomma, esatto, perché già la foto che avete sulla pagina di Facebook, che non so perché sono stata, devo dire, non sono stata attenta perché ero rapita da quello che stavate raccontando, la foto sì, che c'è, eccola, che così me la rimandano, dove si vede la classica mamma che veramente non ne ha più per nessuno, perché alla fine tutto quello che sta facendo, tutto quello che deve fare le occupa gran parte della giornata, quindi ecco, forse quello che resta è il tempo di mettersi su Facebook qualche minuto. È una mamma felice questa, per cui condividiamo i momenti di disperazione e di stanchezza, però cerchiamo sempre di essere un sostegno per tutte. Questa condivisione aiuta le mamme a superare i momenti difficili, c'è qualcuna che parla anche di momenti difficili? Sì, sì, ogni tanto capita che qualcuna sia proprio delle altre. Ognuna naturalmente parla della sua esperienza, dà anche la sua ricetta, però sicuramente quando si condivide uno stato emotivo e si sente un'altra mamma che sta vivendo la sua stessa situazione, allora è di grande conforto. E quindi quando ci dicono il vostro gruppo è bellissimo, sì, siamo molto contenti e soddisfatte, noi ringraziamo perché anche loro per quello che ci danno. Effettivamente aiuto, c'è un aiuto concreto. Ecco, una delle iniziative a cui avete partecipato è stata, sì, anche quella della settimana dell'allattamento, sì. In che modo? Stiamo andando ancora avanti a partecipare con il tavolo tecnico dell'ASL locale, con l'UNICEF, per creare un ospedale, tutta un'attività amica dei bambini. Quindi noi parteciperemo fisicamente per portare la nostra opinione e per sentire la loro e riportarla alle mamme. E chiediamo costantemente alle mamme cosa vogliono, di far sentire la loro voce. Cosa vogliono le mamme? Per esempio, la settimana scorsa stavamo parlando di sì, va bene, allattiamo, ma dove allattiamo? Quindi io lo vorrei in un negozio, io lo vorrei con uno spazio per tenere il fratello maggiore, io lo vorrei col fasciatoio, così, e cerchiamo di creare una nostra mappa dei punti chiave della città e anche della periferia, dei paesi, così, per poi riportarla a chi di dovere. Per dare la possibilità alle mamme di poter allattare in tranquillità, esatto, in un ambiente ovviamente idoneo. Perché si può fare anche fuori, però fuori con un bambino che ti scappa, insomma, è complicato. E beh, sicuramente. Sicuramente, anche perché poi ci sono i fratellini, uno dei problemi era anche durante questa settimana e dove mettere magari i bambini per ascoltare gli, esatto, utili consigli degli incontri che ci sono stati. Beh, intanto vi faccio i complimenti perché mi sembra un'iniziativa bellissima, e per cui mamme di Cremona e provincia su Facebook con Giada Marcazzani e Laura Vernaschi, grazie, complimenti, andate, grazie, avanti così. Grazie. Noi adesso cambiamo argomento, andiamo a parlare di cultura, io mi alzo un attimo e vado a raggiungere Tommaso Giorgi del CRART che ci deve raccontare di una mostra che aprirà i battenti tra pochissimo a Cremona. Benvenuto Tommaso, ciao. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, raccontaci che cosa accadrà nell'ex borsino della Camera di Commercio di Cremona. Accadrà che c'è una delle tante anime del CRART che verranno messe in gioco, che è quella di poter e sapere organizzare esposizioni d'arte, mostre d'arte, sempre con un forte legame, si spera, con la città di Cremona. E infatti anche in questo caso noi siamo andati a cercare un cremonese di ritorno che possa dimostrare ai cremonesi quanto anche l'arte contemporanea, gli artisti contemporanei a Cremona possono essere conosciuti fuori dalla città, anzi a volte più fuori dalla città che nella città stessa o nel territorio stesso, ed è quello che noi faremo con questa mostra di Ottorino Paganini dal titolo abbastanza complesso, si chiama Imagerie, quadri impossibili su tele incredule. Ecco, noi vediamo intanto qualcuna delle immagini che tu ci hai inviato e raccontaci un po' perché quadri impossibili e perché tele incredule. Beh, intanto perché rappresentano molto bene il percorso di un artista e di un uomo, perché le due cose non vanno disgiunte, che nel corso della sua storia ha saputo cambiare, trasformarsi, modificarsi, costantemente formarsi, essere insegnante, e questo cammino l'ha portato a cambiare anche nel modo di esprimersi. E la possibilità da parte di Ottorino di esprimersi riguarda proprio
l'impossibile, no? Cioè il modo in cui noi vediamo le cose, ma al di là della realtà, il modo in cui noi interpretiamo il nostro modo d'essere, quindi qualcosa che non è concreto, reale, tangibile, ma è possibile, e nell'essere possibile addirittura rasenta l'impossibilità, perché il nostro modo di vedere le cose, il modo di Ottorino in questo caso di vedere le cose, che si traducono su tele incredule, cioè questo supporto che si aspetta di ricevere il concreto, il comprensibile, l'immediato, che invece ospita, accoglie e si vede trasformare in qualcosa di incredibile. Infatti Ottorino dice: io non voglio essere capito, il mio intento non è essere capito, perché non devo essere capito io, deve essere capito quello che io ho fatto. E quello che io ho fatto è in grado di parlare, e se raggiunge le persone non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Ecco, intanto abbiamo visto scorrere alcuni dei quadri e sono molto diversi tra loro, alcuni per stile anche, esatto, e per soggetti, ritratti. Esatto, beh, teniamo conto che parliamo di un artista, di un uomo che è nato nel 1934, quindi ha un vissuto molto importante, che per necessità è stato costretto anche a un certo punto a privilegiare l'aspetto lavorativo rispetto a quello, all'aspetto artistico, che avrebbe voluto fosse invece questo la sua vita. Questo mi piace tantissimo, devo dire. Adesso è scappato via, erano due betulle, credo, due alberi. Appunto, ecco. Tant'è vero che si può seguire questo percorso di una persona che non si è mai fermata. Per cui lui aveva il grande desiderio di essere artista, al punto tale che poi, appena è stato possibile, è andato anche in Francia, a Parigi, a studiare, a formarsi, a capire, a comprendere. Fra l'altro la vita di Ottorino è un romanzo, per cui per chi interverrà domenica all'inaugurazione della mostra e potrà anche parlarci, potrà incontrare un personaggio che veramente quando si mette a parlare affascina. E quindi questo percorso poi l'ha riportato in Italia per necessità, per esigenze, e qui, dovendo lavorare, ha messo insieme poi anche aspetti che non erano semplicemente artistici, che hanno dato vita al suo essere un artista innovativo, innovatore, completo e in via di formazione. Quindi i passaggi anche materici, di colore, di soggetto, di resa, lo rendono un artista ancora proprio in continua evoluzione. Cioè Ottorino Paganini non ha finito. E quindi la bellezza proprio di poter fare anche questo incontro. Abbiamo visto che c'è anche un po' di Cremona, perché abbiamo visto dei violini. Certo, allora lui ha fatto, appunto per motivi lavorativi, gran parte della sua vita a Sesto San Giovanni, ma è cremonese. Fra l'altro la cosa che mi ha impressionato quando l'ho incontrato è parlare con lui in dialetto cremonese. Cioè uno si aspetta che dopo 50 anni passati nel milanese uno perde un po' il modo di essere, di invece parlare. Invece le radici si sentono, le radici ci sono ancora vive. Fra l'altro le radici ci sono, consapevoli anche del fatto che Cremona si può cambiare, Cremona si può migliorare, quindi essere cremonesi che hanno avuto esperienze fuori da Cremona porta a capire anche la necessità di poter innovare, rinnovare questa città anche da cremonesi di ritorno. Cioè io porto a Cremona qualcosa che ho appreso fuori da Cremona e che metto a disposizione di Cremona, e questo è importante, secondo me è fondamentale, cioè fare tesoro di quanto queste persone hanno in grado di raccontarci. In più, diciamo, è un personaggio incredibile anche perché accompagna le sue opere con... lui ha scritto dei testi, dei brani, delle poesie, delle quali è molto geloso, ma alcuni dei quali siamo riusciti a farci leggere, abbiamo registrato, per cui durante l'esposizione i visitatori saranno accompagnati a guardare, a entrare in sintonia con le opere, ascoltando anche la voce di Ottorino, che quando sarà possibile sarà presente in mostra, però accompagna il visitatore leggendo le interpretazioni, le sensazioni che sono scaturite o dopo aver realizzato l'opera o addirittura anche prima. Per cui a volte la sua attività, la sua opera è la concretizzazione di un pensiero, di un sentimento e di un modo di essere che passa attraverso varie fasi, cioè quindi quello dell'essere vissuto in prima persona, essere messo per iscritto e poi essere tradotto in opera. Le sue opere sono già state esposte a Cremona? Le sue opere a Cremona, un poco nei dintorni, soprattutto poi appunto avendo fatto vita nel milanese, ha esposto soprattutto in quest'area e poi ha esposto anche all'estero, in Germania, in Francia. Quindi chissà che emozione nella sua Cremona poter ritrovarsi a casa. Insomma. Emozione e poi anche una... grande senso di opportunità, sia per se stesso che per la città, e anche un po' di emozione nel poter incontrare casa sua e i suoi concittadini attraverso quello che lui
ha saputo esprimere e tuttora esprime, perché tuttora dipinge. Ecco, tu ci hai mandato alcune foto dei quadri, sì, che saranno esposti. Quanti saranno in tutto? All'incirca, visto comunque anche lo spazio che abbiamo a disposizione, abbiamo dovuto fare selezione, saranno circa una 20-25 opere che saranno proprio questo percorso nell'impossibile e nell'incredulità, alla ricerca però di un contatto non solo con una persona ma anche con un modo di essere con il quale si può dialogare. L'inaugurazione domenica alle 18.15, sì, presso l'ex borsino della Camera di Commercio, dove è allestita la mostra. Fino a quando resterà aperta? Fino al 10 di novembre. Fino al 10 di novembre. Domenica saremo aiutati da Anna Dami, che per chi segue Cremona 1 anche lei è un volto presente. È una delle guide del CRART. Esatto, una delle guide del CRART. Però appunto le tante anime del CRART non sono solo quelle delle guide turistiche, ma anche degli storici dell'arte e critici d'arte che si mettono in gioco anche per questo aspetto, perché noi siamo cremonesi, orgogliosi di esserlo e lo siamo anche così. Grazie Tommaso. Grazie Giorgi, grazie di essere stato con noi a ore 12, ma so che tornerai perché dovrai parlarci di Sant'Omo Bono, ma di questo non voglio anticipare nulla. Per noi qualche istante di pausa e poi torneremo con gli ultimi ospiti della giornata. Eccoci di nuovo in diretta, l'ultima parte della nostra trasmissione, una parte che prenderà così un aspetto molto internazionale, perché stiamo per collegarci con l'Ungheria. Perché? Perché vogliamo parlare dei viaggi organizzati dall'associazione Intercultura. Pensate che ogni anno circa 1800 ragazzi riescono a trascorrere fino a un anno all'estero grazie appunto a questa associazione. Allora ne parliamo con Marisa Ferrari, che è la presidente della sede, diciamo, cremonese di Intercultura, accanto a lei la responsabile invece dei soggiorni, Paola Cinquetti, e poi abbiamo anche due ragazzi che sono ospitati in questi giorni, in questi mesi, trascorreranno un anno. In Italia, un anno partito soltanto da un mese o poco più, e rimarranno qui nella zona di Cremona. Salutiamo quindi Fernando Suarez dal Messico. Ciao. Hola, ¿qué tal? E Angela Carrero dal Perù. Ciao. Benvenuti, ciao. Allora, Marisa Ferrari, sì, questi sono due dei tanti ragazzi che appunto ci fanno capire come funziona il vostro scambio. Uno scambio che ha come obiettivo appunto lo scambio culturale. Certo. Quindi l'obiettivo non è imparare una lingua all'estero, è da sottolineare. Sì, è da sottolineare, in quanto è un'associazione che si occupa non di corsi di lingua, come specifichiamo sempre alla presentazione, certo, che tra l'altro abbiamo fatto la presentazione cittadina il 13 di ottobre presso la sede del liceo musicale. Sono scambi culturali, nella misura in cui i ragazzi vivono in famiglia, quindi vivendo in famiglia vivono la realtà della zona. Certo. E è diverso che andare a fare un corso di lingua, insomma, e di conseguenza è più pesante da un certo punto di vista, ci vuole una maturità particolare che viene, diciamo, misurata attraverso dei test. Ecco, perché ci sono delle vere e proprie selezioni. Sì, esattamente. Come avvengono le selezioni? Praticamente i ragazzi si iscrivono a questo concorso, hanno l'accesso attraverso il sito di FS Italia, Intercultura Italia, e poi in ogni sede viene fatta questa selezione, che non è una selezione che misura la conoscenza piuttosto che le capacità scolastiche, è una prova attitudinale che misura l'ansia, misura tutte queste... Sì, perché bisogna tenere sotto controllo tutta una serie di componenti quando si decide di trascorrere un periodo all'estero, no? Non tutti magari hanno la capacità, esatto, e la forza per poter affrontare una prova di questo genere. Esatto, poi ci sono alcuni stati che richiedono anche la prova d'inglese, quindi c'è un test d'inglese. Ma il ragazzo può scegliere in modo specifico il paese? Il ragazzo può scegliere da 3 a 10 paesi. L'accesso può essere fatto attraverso le borse di studio, anche, che vanno in base al reddito della famiglia, o attraverso la sponsorizzazione di privati, di aziende, ce ne sono parecchie in Italia che sponsorizzano questo. Ecco, ci sono borse di studio, ho visto che è stato aperto appunto il bando di concorso, quasi 1900 posti a disposizione per 60 paesi di tutto il mondo, riservati agli studenti nati tra il 1 luglio 1998 e il 31 agosto 2001. Attenzione, perché c'è tempo fino al 10 novembre. Esatto, per iscrivere
evolversi. Poi c'è un secondo bando, però lì i posti sono ridotti a gennaio e generalmente lì rimangono i periodi più brevi e soprattutto per le sponsorizzazioni. Quindi saltare questo per entrare a gennaio è... si trovano meno posti di quello. Come funzionano le borse di studio? Chi può sperare di ottenerle? Allora, praticamente funzionano in base al livello di reddito che è dichiarato su, su un modulo e su un fascicolo ben specifico. E dopodiché, in base anche ai meriti scolastici, nel senso che una buona media, non necessariamente eccellente, ma una buona media scolastica può fare... Favorisce, insomma. Esatto, perché è nazionale, noi facciamo la selezione locale, poi il tutto va alla borsa di studio nazionale di Colle Valdelsa e lì poi c'è una graduatoria nazionale. Paola Cinquetti si occupa invece di quelli che vengono in Italia. Io mi occupo di quelli e che arrivano. E quindi anche dei nostri due giovani. I nostri due ragazzi, sì. Ecco, quindi... Seguo le famiglie, io mi occupo prima insieme agli altri volontari del centro locale della ricerca famiglie. Dopodiché, quando una volta che sono arrivati i ragazzi, seguo le famiglie, tenere i contatti con le famiglie, vedere quali sono i problemi, se ne sono. Ecco, ma le famiglie italiane che volessero ospitare questi ragazzi cosa devono fare? Anche loro devono chiedere l'accesso ad un fascicolo che deve essere compilato tramite appunto il sito di Intercultura. E una volta che rendersi compilano, disponibili, insomma. Si rendono ma devono non farlo solo certe famiglie, non so, devono avere locali grandi, stanze. No, assolutamente. Perché i ragazzi possono condividere la stanza, per esempio, con un fratello ospitante. L'importante, allora, in questo caso è ragazzo e metterli dello stesso sesso, quindi o ragazzo con ragazzo, ragazza con ragazza. Possono ospitare anche le famiglie di genitori che non hanno figli o famiglie con un genitore single, per esempio. Abbiamo anche avuto qualche caso ultimamente di famiglie dove i genitori ospitanti erano gay. Ciononostante i ragazzi, se sono disponibili, sono sempre state molto positive. Siete più avanti della legislazione italiana, esatto. Ovviamente, ma ci vuole poco. Allora, ma si trovano di frequente, tipo a Cremona, ci sono molte famiglie disponibili? No, purtroppo a Cremona... Quindi dobbiamo suonare la campanella ai cremonesi, Cremona, attenzione. Quest'anno... Apritevi al mondo! Quest'anno abbiamo appunto queste due famiglie ospitanti, di cui la sua è già famiglia inviante perché appunto sono i genitori di Lorenzo che è in Ungheria e avevamo una terza famiglia che avrebbe dovuto ospitare una ragazza turca che però per motivi economici non è arrivata e abbiamo due famiglie adesso che si sono proposte per un'ospitalità semestrale, quindi avremo un'altra ragazza sicura già che arriva dall'Argentina, arriverà a fine gennaio e un'altra famiglia che è in stand-by per vedere se ci sarà qualcun altro che arriva. Sentiamo un po' i ragazzi, allora Fernando dal Messico, come va? Come sta andando? Hai già imparato la lingua? Così, è difficile, comunque sembra tanto all'spagnolo, certo. È più facile per me imparare. Bene, a scuola come ti hanno accolto? A scuola molto bene, e tutte le ragazze mi trovano molto bene, sono troppo gentili con me. Anche le ragazze, presumo. Le ragazze. Bene. Va bene. Senti, fai molte ore di lezioni di lingua, di italiano? Di italiano, inglese e spagnolo. Ah, ok. E poi invece nel tempo libero, tipo sport? Adesso sto cominciando a giocare al calcio. Ah. E un po' di palestra qualche volta. Bene. Tu avevi scelto di venire in Italia? No, mia principale scelta c'è Australia e dopo Italia. Quindi Australia o Castelvetro, insomma. Infatti sì. Non è proprio la stessa cosa, però insomma, tu magari speravi Milano, Roma, Firenze. Sì, si aspetta quello. Vabbè, però questo è anche un po' lo spirito, no? dello scambio di intercultura. Cioè non è che uno dice sceglie, vado negli Stati Uniti, a New York, vado a Parigi. No, bisogna accettare perché poi lo scambio culturale può avvenire ovviamente anche a Castelvetro. Angela dal Perù. Ciao. Ciao. E anche per te tutto bene in Italia? Sì, bello. Mi piace. Bello? Ti piace? Sì. È stata una bella scelta? Sì. Non ti sei pentita? No. Ma tu in realtà dove volevi andare? Cosa avevi scelto? Prima era Stati Uniti. Sì. Ma il secondo era Italia. Allora, il secondo era Italia. Mm-hmm. Perché cosa ti aspettavi dall'Italia?
dappertutto, perché non so, in Italia c'è tanta cultura, tante storie, anche perché io suono il violino. Stavo molto felice per stare qui in Cremona. Ah, suoni il violino? Ah, beh, però allora è andata bene, no? Devo dire, sei stata fortunata. Bene, grazie. Oh, naturalmente diamo conto e raccontiamo anche di esperienze opposte a quelle di Angela e di Fernando, cioè di italiani che invece sono andati all'estero. E vedo già pronto il nostro Lorenzo Mainetti, un ragazzo di Cremona, di Castelvetro, che sta trascorrendo un splendido periodo, immagino, in Ungheria. Ciao Lorenzo! Ciao, buongiorno a tutti. Allora, dove ti trovi adesso? Sei a casa? Sì, sì, adesso sono a casa, però da solo. Mi spiace non potervi far conoscere nessuno. Sì. Dove sei? In che città sei? In che città sei? Allora, non sono in una città, ma sono in un piccolo, veramente piccolo paesino, Esteregne. È vicino, è 10-12 km dalla città più vicina all'Italia. Ok. E io ho fatto un calcolo, tu sei a circa 700 km da Cremona, quindi insomma come se fossi a Napoli poi alla fine, non sei molto lontano. Sei al confine con la Croazia, se non ho visto male. Ecco, ma in questo piccolo paesino cosa fai? Allora, nel paese non faccio niente, cioè nel senso sto a casa perché non c'è niente da fare. Sì. Però normalmente vado sempre nella città, Nagy Kanija. Uh-huh. E com'è la vita per un giovane come te? Allora, qua è un po' diverso perché la scuola la prendono molto molto sul serio. Ah. E i ragazzi escono una volta a due settimana, durante la settimana. Invece escono più al venerdì e al sabato, perché non si fa scuola il sabato qua. Ok, senti, all'inizio hai avuto qualche problema per ambientarti? Un po' di problemi con la lingua, perché è una delle lingue più difficili al mondo. Il magiaro è una delle lingue più difficili al mondo, quindi hai scelto... faccio un po' fatica, sì. Hai imparato già qualche cosa? Sì, ho imparato un tipo, po'... Tipo ci fai sentire una frase, qualcosa? Ok, allora... Sia Stok, en Lorenzo Mainetti Vagliok, en Olas Diak Vagliok, esch Tisen Het Evesh Vagliok. Benissimo, tutto chiaro. Quindi quante ore trascorri a scuola con lezioni di lingua? Allora, dato che posso scegliere le lezioni... Io ho scelto di fare 14 ore di inglese, mm-hmm, più 3 di tedesco e 4 di ungherese. Beh, insomma, quindi è particolarmente impegnativo. Sei in un piccolo paese dell'Ungheria, uno quindi potrebbe pensare, ma insomma, perché Lorenzo ha fatto sta scelta? Che potrebbe sembrare una scelta così piuttosto difficile, no? Da portare avanti per un anno. Allora, scegliere di partire o scegliere l'Ungheria? Di partire e poi l'Ungheria. Oh, ok, allora partire, io non ci avevo mai pensato, solo che quando sono venuti a presentarmi alla scuola io ho detto, beh, vediamo, no? E mi ha subito attirato tantissimo l'idea, dato che quando sono ritornato a casa lo stesso pomeriggio mi sono iscritto online e dopo ho chiesto, mamma, posso andare un anno all'estero? E lei è rimasta a bocca spalancata perché non abbiamo mai parlato, c'era proprio nuovo per noi. Però sei stato proprio illuminato da questa proposta, insomma. Sì. Poi ti sei illuminato e ti ha entusiasmato. La prima scelta qual era? Il primo allora, paese? La mia prima, se non sbaglio, era Danimarca. Uh-huh. Danimarca o Finlandia. Sì. Non mi ricordo adesso. Comunque, avevo messo prima i paesi del nord. Ti è toccata l'Ungheria, vabbè, insomma, però sono certo, mi pare di capire, che ti trovi bene e che sarà senz'altro un anno più che positivo. Più che positivo, ovviamente. Bene, mi fa piacere. Quando tornerai? Tornerò il 10 di luglio. Bene, allora divertiti in Ungheria, Lorenzo, grazie per la tua disponibilità, in bocca al lupo.
Grazie. Salutiamo Lorenzo Mainetti, salutiamo anche i nostri ospiti Fernando dal Messico e Angela dal Perù. Anche per voi naturalmente in bocca al lupo per il vostro lungo soggiorno in Italia e a Cremona. Grazie anche a Marisa Ferrari e a Paola Cinquetti di Intercultura. Tutti i dettagli ovviamente li trovate poi sul loro sito. Dobbiamo salutarvi, molto grazie. Gentili, grazie. Alla prossima. Grazie. 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 Ciao. Ciao. E allora l'appuntamento per noi è a domani con ore 12. Vado a casa e spero che mio figlio non mi dica adesso mamma va. In Ungheria. Incoraggia, incoraggia. A domani, arrivederci. Ciao a tutti, ciao.